faccio vedere i nuovi acquisti. Allora, Ted Zenith, quello che ho fatto acquisti, nuovo shopping che poi ho preso poca roba. E invece questo qua della Tune me l'hanno regalato. Allora, in teoria era per Pasqua, ma dato che non ho visto la persona, allora ormai sono passati un bel po' di mesi che non l'ho vista, alla fine ce l'aveva lì e mi ha fatto il regalo di Pasqua e me l'ha dato ovviamente quando ci siamo visti, cioè in questi giorni. Vi faccio vedere prima questo qui di The Zenith e poi questo qua della Tune. Allora, di The Zenith ho preso i leggings, quelli praticamente normali per il lavoro. Scusate se ve le faccio vedere così, ma poi ve le farò vedere indossate. Devo solo lavarli perché io quando compro i vestiti li lavo sempre. Comunque, leggings normali, corti, che non arrivano neanche, diciamo, arrivano fino a qua. Per cui non è che dici arriva fino al ginocchio, arrivano fino a qui. Per cui non sono corti corti, anche se sembrano corti. Pagati 8,99. Poi ho preso un altro, mi sembra uguale identico, però nero. Se non sbaglio, scusate, ma ok, no, uno l'ho preso lungo, che è questo qua, ne ho preso lungo, ho preso tre leggings, due corti e uno lungo perché devo metterli per il lavoro. Questo 9,99 euro. È uguale, identico, però è lungo. Anzi, questo è leggerissimo, per cui cioè, secondo me è migliore. E ho preso questo. Poi ho preso sempre leggings, però quello corto, nero, uguale al grigio, anche questo 8,99 euro perché è uguale al grigio, cambia solo il colore che è nero. Poi ho visto queste due magliette, dato che di solito quando io vado al Ted Zenith non trovo mai la mia taglia perché arriva massimo fino alla SL, calcolate che anche il reggiseno, le mutande, se io vorrei comprarle non posso comprarle perché non arrivano mai fino a una sesta, arrivano sempre fino a una quarta, massimo quinta se non sbaglio, però chi porta la sesta come me non ce l'ha mai, per cui non posso mai comprare reggiseno intimo al Ted Zenith. Ogni tanto riesco a comprare queste magliette larghe e i leggings, infatti i leggings mi sembra come taglia tutti XL, tutte e tre XL. Calcolate che c'è SML, però io come XL porto i leggings. Invece la maglietta è questo verde militare perché ho, diciamo, provato questo colore e mi sta bene, mi sta molto bene. E allora adesso così non si capisce. Comunque è praticamente così con i nodi sopra, un po' leggermente scollata ed è larga ed è fatta così. Adesso così non riesco a farvelo vedere, io non ho il cavalletto, allora ve la faccio vedere così veloce, così me non la posso lavare. Ed è fatta così. Questa l'ho pagata 12,99 e ho preso una L perché le magliette massimo una L, infatti meno male che larga, così almeno mi va. Poi ovviamente ve la farò vedere, comunque è carina e mi sta bene anche il colore. E poi ho preso questa che si può usare anche per uscire, non è che non si può usare. Praticamente ha il pizzo, è azzurra, mai presa una maglietta azzurra perché ho detto ma l'azzurro in teoria non mi sta tanto bene, però dato che devo cambiare il nero perché continuo sempre a mettermi il nero, e allora alla fine ho preso questa ma canottiera in pizzo con le spalline sottili, che è azzurra ovviamente,
anche sotto al pizzo. Questa qui 11,99 euro. Ah, se ne prendevi due, 16,99 euro. Vabbè, non ho trovato l'altro colore, era uguale, ho detto inutile che prendo lo stesso identico colore. Per cui niente, ho preso questa che è una L, c'era solo la L, per cui è turchese marino questo colore qua. Era anche scontato, per cui non so quanto l'ho pagato. Devo vedere sullo scontrino. Io ho preso questa maglietta qua, per cui due magliette e tre pantaloni di leggings. Vi dico quanto ho speso e i prezzi. Calcolate che ci sono due costumi nello scontrino che sono di mio cugino. E comunque, i leggings, uno costava 9,99 euro, la canotta 5,99 euro invece di 11,99 euro, poi l'altra canotta 12,99 euro e due leggings corti 8,99 euro più 20 centesimi di sacchetto, totale 59,16 euro. Ci sono due costumi dentro, però gliel'ho già dato a mio cugino, per cui calcolate che ho speso, però va tolto. Adesso mi ricordo 20 euro più o meno di costumi. Comunque questo è il prezzo e questo è quello che ho speso. Infatti, aspettate un attimo. Infatti ci sono i prezzi staccati che sono questi qua. Il regalo che ho fatto a mio cugino, gli ho staccato i prezzi, se no giustamente li vedeva. Invece questo regalo della Tune, mi hanno regalato questo, che è praticamente quello che suona, l'ovetto che suona, il timer della Tune, bellissimo, verde, arancione con l'uccellino, è molto carino. Infatti, allora non lo userò mai, ma lo terrò sul mobile per ricordo, perché a me piace, diciamo, tenere anche queste cose per ricordo. E poi mi ha regalato, adesso vi faccio vedere, togliamo il sacchetto così si vede meglio, questo. Adesso vediamo con una mano se riesco ad aprirla, perché non è, diciamo, facile. Ok, ecco, questo è quello che taglia la pizza della Tune. È molto bello perché è bianco con i fiori. Ed è molto bello questo qua. E dato che questo non ce l'avevo, non so come ho fatto a indovinare. Comunque, questo è per tagliare le pizze. Ed è molto bello anche perché è bello resistente. E in teoria aveva detto che c'era anche come si chiama? La forchetta. Solo che non so, forse non era compresa e ha detto che poi guardava guardava il perché non c'è la forchetta dentro. Comunque per adesso sono questi due regalini. Anzi, già della Tune direi che, dato che costano, non doveva neanche farli, ma vabbè. E diciamo che è una mia amica che conosco e ogni tanto mi fa questi regali abbastanza quasi sempre della Tune, perché però sono bellissimi. Questi sono quelle regali e acquisti per adesso, poi vi farò vedere più avanti cosa ho preso. Vi faccio vedere la mini spesa all'Eurospin, no, LD, volevo dire, anche perché abbiamo cambiato supermercato, volevo vedere un po' quanto costavano le cose. Comunque, allora, ho preso questo per la lavastoviglie, questo qua che è il deodorante, uno l'ho messo adesso in lavastoviglie. Poi ho preso succhi di frutta per il lavoro, che me li porto al lavoro, uno alla pesca, albicocca, mele e banana,
altra mele e banana, pera, pera e pera. Poi ho preso le finte Red Bull, queste qua, la Kong Strong che dovrebbero essere buone, ne ho prese allora 2, 3, 4, 5 e 6 ne ho presi. Poi ho preso le brioche della Kinder, queste qua sempre per il lavoro, perché io ne prendo una al giorno per fare colazione velocissima. E anche queste, cioè, al cocco, ciocco e cocco, l'ho preso per provare. Lo Scottez di Cartigenica. Poi ho preso questo qui, che è per le zanzare, mosche e credo api. Più o meno, no, zanzare e mosche. Questo qua lo spruzzo in giardino, così quando sono fuori in giardino, dato che per l'esterno, lo spruzzo in giardino e con queste le zanzare non mi pungono come l'altra volta. Poi ho preso il deodorante, questo qua che mi sono trovata bene, della Citrosil, che è disinfettante. Lo uso per il materasso quando tiro via le lenzuola. Questo secondo me è molto buono. Io ho provato quello alla lavanda e adesso ho preso con vere essenze di agrumi. Vediamo com'è questo. Poi ho preso un altro spray insetticida che è sempre mosche e zanzare. Questo qua. E poi ho preso questo per la macchina, che è quello per i cristalli per pulire i vetri. Ho preso anche il parabrezza, il Monster, questo qua per provare, che è uguale a quello, però questo è più buono, originale. Poi ho preso il sale per la lavastoviglie, ne ho presi, mi sembra, 3. Infatti ne ho presi 3. Questo, il finish per pulire la lavastoviglie al limone, mozzarella, poi Buitoni, questo qua in promozione invece di 5,75 euro, 1,32 euro. Questo ci faccio la torta salata di zucchine, ne ho presi 2, la metto una sopra e una sotto. Con il formaggio spalmabile, questo qua ce lo metto sopra, e questo multi-insetto universale, che questo è sia per l'esterno che per fuori casa. Queste per adesso sono quelle, diciamo, che ho comprato fuori. Vi faccio vedere la roba nel freezer. La roba nel freezer ho preso. Le mini pizzette al formaggio, ne ho presi praticamente 2 scatole. Ho preso 2 scatole di mini pizzette. Poi il gelato, ho trovato finalmente della Kinder questo qua, e lo voglio provare anche se costa tanto, però ne ho preso uno. Ce ne sono dentro 4 e li voglio provare. E poi questo qua della Kinder, il Bueno. Anche questo, ce ne sono dentro 4, costava come Dio la comanda, e comunque questo. Poi ho preso i polaretti ghiaccioli per, come si chiama, per il lavoro, perché noi possiamo mettere, abbiamo il freezer, possiamo mettere i gelati, tutto quello che vogliamo al lavoro, per cui ogni tanto al giorno diciamo che prendiamo e ci mangiamo il ghiacciolo. Infatti li ho preso per il lavoro, così almeno siamo a posto. Ho preso questo. Poi ho preso le uova, questi qua, la birra al limone della Peroni, questa, e credo basta. Sì, credo basta, perché solo questa qua. In teoria solo questo abbiamo preso. E basta. Sushi, sushi, che mi ha preso il mio fratello.
al ristorante dove lavora lui. Mi ha portato il sushi. E adesso si mangia. Allora, facciamo il tè freddo. Questa è la mia dispensa di solo tè, freddo e caldo. Questa per il momento resta qua perché non so neanche dove metterla. Reparto di fit via. Ancora devo finire tutte quelle cose. Adesso riempiamo questi, così almeno faccio il tè e, dato che vado in fila, prendo questo alla pesca detox, che è buonissimo. Prendo questo e preparo questo, anche se è scaduto il 30 aprile, però fa niente, è buono lo stesso. E qui ci sono altre bustine. Qua c'è i pod di i wrap, e poi qua ci sono tutte i tè, quelle così. Comunque, dopo, se volete con calma, ve lo farò vedere. Fatemelo sapere nei commenti, che ci dato che ok. Allora, in poche parole, io è come se fai l'acqua calda, però invece di mettere l'acqua calda, che la riscaldi, eccetera, metti l'acqua fredda. Per cui vuol dire che riempio tutti e due questi qua, che adesso vi faccio vedere. Io ho l'acqua fredda che esce, per cui tiro via i bicchierini, esce la mia acqua, la riempio tutta. Questa è fredda perché è il filtro. Quando è quasi piena, ok, è abbastanza piena più o meno, faccio la stessa cosa con questa uguale. Qua ci metto polverina dentro. Adesso con una mano è un po' complicato, però volevo farvi vedere dentro com'è. L'odore è buonissimo perché sa di tè. Dentro è così, c'ha tutte le scagliette. È naturale e vi aiuta anche ad andare in bagno per fare la plin plin. Adesso con una mano è difficile, però calcolate che lo devo mettere dentro, non tutto. Infatti, come vedete, ci sono i pezzettini che volano. Non tutto, perché ovviamente va chiuso. Per cui questo poi dopo lo chiudete bene e va messo dentro, in poche parole. Ed è facile sia facendolo caldo che freddo, però freddo ci vuole 2 secondi, perché adesso lo metto dentro, dobbiamo aspettare 5 minuti. E deve essere ovviamente pieno, perché così almeno lo prende tutto. Aspettiamo 5 minuti e poi il tè è pronto. Stessa cosa faccio di qua, metto l'acqua su quello e riempio questo. Comunque, diciamo molto buono. Peccato che non lo fanno più. E infatti volevo il tè naturale così, ma direi che non li fanno più. Acqua messa, e adesso mettiamolo dentro. Ok, vabbè, a parte l'acqua che è scesa un po', vedete che piano piano si sta preparando. Intanto che si prepara, questo lo bevo alla sera in settimana, e
e nel weekend pomeriggio e sera. Comunque è molto buono anche freddo. Peccato che non riesco a trovare più tipo così che li fanno sciolti. E ormai Fitvia l'hanno chiuso. Fitvia l'hanno chiuso per fallimento perché nessuno comprava più. Grazie agli influencer che sponsorizzano le cose, poi li lasciano morire così, quelle validi ovviamente. E questo qua era un marchio valido, Fitvia, però peccato che non aveva tanti clienti. E alla fine calcolate che queste prima costavano 25 euro l'una di 100 grammi. E adesso io l'ho pagata 5 euro l'una perché giustamente stavo chiudendo il sito. Queste qua, idem, era un buon prezzo. Peccato che sì, i prezzi erano alti, però almeno ne vale la pena perché è molto buono. E niente, quando finirò le bustine, metterò quelle normali, quelle che si mettono nell'acqua normali. Tutto qua. Allora, in questo video vi faccio vedere tante cose, cioè in questo vlog. Non so perché sono bianca, poi, boh, vabbè, comunque. Non so quanto durerà il video, però se per caso il vlog dura tanto, lo divido in due parti, della settimana. E se per caso dura poco, vabbè, lo metto solo in un giorno, eccetera. Dato che siamo in agosto, molte persone non guarderanno i video, per cui diciamo che è un po' così così, e anche per me, diciamo. A fare i video è un po' difficile registrarli quando sei un po', diciamo, impegnata, eccetera. Comunque, niente, monterò i video che ho già fatto delle ricette per il momento sul secondo canale, che è quello nuovo che io ho creato. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al nuovo canale, così almeno per sicurezza potete cercarmi anche dal vero canale, dato che certi si spacciano per me su YouTube con il mio, diciamo, nome che ho creato. E scusate se non sono presente nei vostri canali, ma appunto, non avendo tanto tempo, è difficile passare a vedere i video, però io passo sempre, anche se sono sempre in ritardo e fa male il braccio per tenere le cose. E niente, non so perché mi è venuto pure freddo all'improvviso. E niente, poi piano piano farò i video che interessano e che mi avete richiesto. E anche quelli sono in ritardo. Ma credo che a settembre, dato che farà abbastanza un po' meno caldo, forse riuscirò a registrare di più e aver voglia di registrare. E niente, per cui continuo sempre in questo vlog. Come avete visto, ho fatto tanto mini shopping perché mi servivano due o tre cose. Ho preso il gazebo nuovo, ho comprato le piante nuove che vi ho messo sempre nelle clip. Poi non mi ricordo neanche più. E niente, però comunque da settembre, dato che credo che la gente guarderà di più i video, metterò le cose molto interessanti, sperando di riuscire a registrare, li metterò su. E invece in questo mese i miei video saranno un po' scarsi. Avete notato che io non sto registrando, pubblicando i video di Gatti Vinci perché ho stoppato, diciamo, questi video, ma non perché non le faccio più, ma continuerò a farli perché tanto ho visto le visualizzazioni che piacciono molto, per cui continuerò a farli. L'unica cosa è che, avendo poco tempo, è difficile sia andarle a comprare che ovviamente registrare i video. Non ci vuole 5 minuti per registrare un video, ci vuole il tempo, devi tagliare, poi ora che registri, ora che fai vedere, devi stare attenta a non sbagliare. E sono video un po' difficili. E
Come ad esempio una volta che mi è capitato che stavo appunto registrando, stavo facendo i Gratta e Vinci, però quando non so cosa poi come ha fatto, stavo grattando il Gratta e Vinci, a un certo punto ho notato che la registrazione si è stoppata dopo che io ho grattato il biglietto. E lì in panico perché ho detto cavolo, non ha registrato dove io facevo vedere i numeri, eccetera. Perché sono nera qua? Non lo so. Comunque. E allora anche lì c'erano stati problemi tecnici e non è proprio facile perché appunto se tu devi grattare Gratta e Vinci e ti si stoppa la registrazione per la memoria o perché ti chiama qualcuno o che ne so, qualcosa del genere, diciamo che è difficile poi appunto recuperare quello che hai perso perché Gratta e Vinci dopo averlo grattato non puoi più recuperarlo. E niente, per cui questa ad esempio è stata la cosa che mi era successa. E comunque continuerò a fare anche quelli, continuerò a farli. L'unico problema che non so quale video fare nel secondo canale, che è quello nuovo che ho creato. Per cui fatemi sapere quale video volete sul secondo canale. E ovviamente devono essere video che qua non faccio, perché molte persone mi hanno chiesto video outfit, video svuota la spesa e poi non mi ricordo più. Shopping forse, non me lo ricordo. Due o tre video che qua sul canale dipende. Certe volte li faccio, certe volte no, dipende. Per cui ci sto ancora pensando, però fatemi, non so, capire un'idea sui video del nuovo canale. Per il momento ho le ricette già registrate, metterò quelle così me lo metterò qua su Fragolino, ma le metterò sull'altro Fragolino, che poi il nome è praticamente quasi uguale. E niente, per cui fatemi sapere. E se non vi siete ancora iscritti al nuovo canale, vi aspetto anche lì, che è Fragolina Real Official invece di Fragolina Dolce. Per il momento quello sarà il nome, poi vediamo. E niente, questa è la situazione. E vi faccio vedere il questo qua che è già pronto di Fitbia, molto buono. E qua c'è il gattino. Aspettate che adesso lo faccio vedere. Un gattino piccolino. E sì, sono sporca perché pure di fare i lavori in casa, eccetera. E poi c'è la gattina che è qua. Ciao, ciao, vi saluta, ciao. E poi non ho risposto ai commenti, cioè ho risposto ai commenti, ma ho risposto che poi quello che mi avete scritto nei commenti sui gatti, che era il primo video quando erano piccoli, adesso più o meno hanno 4-5 mesi. E volevo rispondervi poi nel video vlog, però preferisco non rispondere adesso, risponderò semmai in un altro vlog, così almeno diciamo è un vlog diverso perché questo vlog non c'entra con rispondere ai commenti. Però volevo rispondere a questi commenti qua che diciamo mi hanno dato un po' fastidio su quello che hanno scritto le persone. Che allora una persona non mi seguiva e l'altra persona mi segue, cioè è scritta sul canale, eccetera, ma l'altra persona non l'ho mai vista. E praticamente si sono risposti, hanno risposto in tutti e due i commenti, ma non mi è piaciuta i loro commenti di come hanno scritto. E però vabbè, poi ve lo dirò in un altro video e risponderò a questi commenti qua che sono per i gatti e niente.